Vi preghiamo di accomodarvi, perché io, che sono un immoderato, dovrei moderare questa cosa, non ci riuscirò sicuramente. Ma siccome comunque non abbiamo tanti interventi, faremo abbastanza presto. Ambisco fare le conclusioni, sperando che quando le farò ci sia ancora qualcuno presente. Comunque, mi pare che fino adesso sia stato molto interessante il convegno, il dibattito. E non potevamo fare meglio, devo dire, perché abbiamo avuto un sacco di idee, ci sono venute un sacco di idee che non avevamo, sentendo voi, e quindi siamo molto contenti. Credo che possiamo cominciare. Un intervento non c'è, è stato assorbito, quello del consigliere Simeoli, che purtroppo ha avuto un'improvvisa necessità di essere a Napoli. Si è scusato e ha detto di avere trasferito di aver trasferito la sua parte, diciamo, nella relazione del consigliere Silvestro Maria Russo, che sta qui a fianco a me. E quindi direi che lui, possiamo dare la parola proprio a lui direttamente, così iniziamo. Così. Allora, anzitutto buonasera, grazie per il cortese invito e grazie anche per questa mezza giornata che ci ha permesso anche un poco di rivoluzionare alcune scalette e di dire alcune cose. Faccio una breve premessa. Io parto da un presupposto forse ideologico, ma di cui sono fortemente convinto e che poi proveremo alla tenuta dei fatti giurisprudenziali. L'intervento che fece la dottoressa poc'anzi ci ha permesso di chiarire, o di farmi chiarire, tre cose. La prima, che esiste un diritto comune del whistleblowing, o come la vogliamo chiamare, la soffiata, insomma, quella che è, ma è la segnalazione di condotte illecite. E noi dobbiamo partire da questo presupposto, che la soffiata intanto esiste in quanto si rappresentano, talvolta anche in modo più grezzo, ecco perché esiste un percorso che non è immediato, ma va costruito, e va costruito anche attraverso un antemurale che potrebbe essere il responsabile della trasparenza o le misure organizzative delle aziende o addirittura un ente terzo che è preposto anche all'interpretazione della legge 179. Questo diritto comune si scrive nell'attuale articolo 54 bis, che certamente risponde a esigenze proprie del lavoratore subordinato pubblico, ma che è facile travasare in un contesto intermedio, che è quello dei lavoratori del settore pubblico contrattualizzati, ma non soggetti al decreto legislativo 165, e quindi di converso anche a coloro i quali non lo sono, ma sono impiegati pubblici non contrattualizzati, quelle categorie che non sono contrattualizzate. Poi andiamo alle società a preminente o totale capitale pubblico, poi abbiamo le società a partecipate, sulle quali a quanto pare l'estensione soggettiva delle forme di tutela, le forme di tutela sono l'incipit, ma sono in realtà la conseguenza della segnalazione. Quindi vanno lette come lo strumento di salvaguardia della bontà e della veridicità della segnalazione. C'è dunque le società a partecipazione pubblica, che però rientrano nella fattispecie dell'articolo 2, e poi c'è quella peculiarissima categoria di lavoratori e collaboratori delle imprese che sono in
rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione. Perché io dico, qua ci vuole un'interpretazione costituzionalmente orientata? Perché io posso anche capire la frillaggine di chi scrive delle leggi pensando che tutto si possa trasformare in diritto penale e infischiandosene dell'articolazione che è la ricchezza dell'ordinamento e pensando che il diritto penale prevalga su tutti i valori costituzionali quando paccate di giurisprudenza ci dicono della Corte Costituzionale, che penso sia un po' sopra il giudice penale, dice che no, non esiste nessun valore, nessun principio tiranno. Tutti i principi costituzionali si devono leggere l'uno accanto e in correlazione con l'altro. Allora, al di là della semantica dell'articolo 54 bis, che parte dalle forme di tutela, in realtà la norma, la legge è stata pensata per sicuramente per colpire, per far emergere e per eventualmente reprimere le condotte illecite, siano condotte commissive, siano condotte omissive, illecite. Ma la bellezza è che questa norma è figlia della legge Severino, che non a caso parla di illegalità e copre l'universo di tutte le anomalie giuridiche che si hanno nell'esercizio delle pubbliche funzioni e nella attività di contrattazione con la pubblica amministrazione. E badate, quando io dico di contrattazione intendo qualunque forma di contatto giuridico, di contatto sociale rilevante che i soggetti di diritto hanno con l'amministrazione pubblica. Voi mi direte, ma perché è laburocentrica l'articolo 54 bis? In realtà la necessità di partire subito con le forme della tutela serve proprio per tutelare i valori costituzionali sottesi al lavoro e soprattutto all'articolo 41, secondo comma, cioè che l'attività d'impresa, e vorrei dire anche l'attività della impresa pubblica amministrazione, non si può esplicare in violazione della dignità delle persone, siano essi destinatari, siano essi gli addetti medesimi. Cosa voglio dire con questo? È molto semplice. La necessità di avere una forma di tutela così pesante, che è la conseguenza, dicevo, non il presupposto della segnalazione, discende proprio dalla, non so quanto voluto, ma dalla necessità, perché poi per fortuna l'ordinamento vive anche al di là delle intenzioni della frillaggine di chi scrive le norme, intendendosi per frillaggine la non perfetta consapevolezza del materiale delicatissimo che si muove, che con cui ci si muove. E serve proprio a dare effettività al whistleblowing. Però c'è un però. In realtà, se noi pensiamo che i due mondi, pubblico e privato, siano separati, diciamo al contempo una cosa vera e una cosa falsa. È vero, perché non a caso le disposizioni del 54 bis hanno una loro ragion d'essere nell'ambito del diritto del lavoro subordinato pubblico. Ma è vero pure che in realtà pare che stanno parlando di lavoro subordinato, in realtà stanno parlando dei diritti fondamentali del lavoratore, per un verso, e questo si capisce, ma per altro verso stanno parlando di come il lavoratore deve essere tutelato dalla reazione più o meno inconsulta di chi, bene o male, a tardi o presto, riceve la notizia criminis derivante dalla segnalazione del lavoratore stesso. Ecco perciò che vanno sgombrate
tutte le questioni derivanti dal fatto che la cosa più importante, sì, la cosa più importante è attualmente garantire il lavoratore. Però è anche falsa questa affermazione, perché è vero che l'articolo 54 bis parla dell'interesse della pubblica amministrazione, il che vuol dire sgombrate il campo da ogni interesse privato, è evidente. Ecco perché l'ANAC dice cosa l'ANAC non può fare nella comunicazione del Presidente del 5 settembre ultimo scorso. È evidente, non può tenere da conto le segnalazioni dei privati per i fatti loro, non può tenere da conto le controversie personali che non impingano direttamente nella segnalazione e via di questo passo. Però, ed è anche vero, che l'articolo 2 della legge 179 dice nell'interesse dell'impresa. È ovvio, perché l'interesse dell'impresa non è lo stesso interesse pubblico, è un interesse di conservazione nel mercato dell'impresa stessa. Però è importante che sono tutte novelle al decreto legislativo 231 e siccome i commi 2 bis, ter e quater vanno ad aggiungersi al comma 2 dell'articolo 6, cioè per un verso un primo antemurale, che questa volta non è più l'ANAC, ma sono le misure assunte per la salvaguardia dell'impresa. Ma il secondo antemurale è il riferimento agli articoli 24 e seguenti dello stesso decreto legislativo, per cui non tutte le condotte illecite, ma quel bel catalogo. Io ho visto almeno ci sono 16 ipotesi di reati, ognuna delle quali sono insiemi di reati, che è un bel catalogo di reati che sicuramente devono formare oggetto o possono formare oggetto dell'attività di segnalazione. Ma appunto c'è un diritto comune. Il diritto comune è questo. Esistono regole proprie dell'un mondo e dell'altro, ma esiste un unico concetto di segnalazione, un unico concetto di tutela, un unico concetto di salvaguardia, un unico concetto di reazione contro le condotte illegali, non solo illecite, quindi non solo quelle che formano oggetto di responsabilità penale e civile ai sensi del 2043 e seguenti, di responsabilità aquiliene, ma anche questioni che riguardano le illegittimità o le condotte gravemente anomale dell'impresa e della pubblica amministrazione. Tecnicamente noi possiamo dire i furbetti del cartellino sono dei truffatori, sì, ma quando anche non lo fossero, violano delle regole di fedeltà e di diligenza nella prestazione del lavoro, nella prestazione subordinata pubblica, quindi anche se non fossero guarentigiate da norme penali, sarebbero comunque condotte illecite e come condotte illecite sono da reprimere. Non sarà necessariamente il giudice, o non dovrebbe essere necessariamente il giudice penale a reprimerle, potrà essere il procedimento disciplinare interno, potranno essere i colleghi della Corte dei Conti, ma quello che a noi interessa sapere è che anche queste vicende sono soggette alla normazione. Quindi, se è vero, se comincia a delinearsi questa unicità di tutele, questa unicità di intenti e quindi di rationes legis, evidentemente c'è un unico modo di trattare le cose. Ora, noi
abbiamo parlato poc'anzi che vi è una piattaforma crittografata per poter dialogare con l'ANAC, che invece nel settore privato giustamente si vanno implementando nuove forme, che poi se non è zuppa è pan bagnato, sempre quello, si deve garantire l'anonimato. Se si è detto anche, e giustamente, che vi sono delle differenze negli effetti giuridici della responsabilità del lavoratore pubblico rispetto a quello privato, la verità è una sola. Una e una sola. Occorre avere una normazione identica, perché se si comincia a pensare che il privato è meno importante del pubblico, è un errore di prospettiva. Si è potuto discutere così amabilmente durante la pausa pranzo della esigenza che è sottesa a questa interpretazione che noi tentiamo di proporre, ed è l'esigenza di portare avanti il privato in quanto più flessibile nel riordino della propria organizzazione e nel dare risposte meno procedimentalizzate a queste sollecitazioni rispetto al pubblico, non perché i reati della pubblica amministrazione siano meno importanti, ma perché i reati sono un piccolo spicchio, il resto sono i comportamenti illeciti e illegittimi della pubblica amministrazione, che pure quelli vanno tenuti presente. E così dicasi, è il privato che quando sente sulla sua pelle la sollecitazione dell'illecito altrui ha la forza, potrebbe avere più velocemente la forza di reazione e quindi di riadattamento, e così facendo è come dire didascalico, insegna qualcosa al pubblico. Però poi c'è anche il limite della tutela. E su questo argomento io ho l'impressione che qui un po' così si faccia finta di non capire qual è il problema. Affinché noi non stiamo parlando di sistemi di delazione assistita, dobbiamo dire che il legislatore, e la dice lunga sulla cultura illiberale che esso esprime, e per fortuna non è in grado di imporla ma nemmeno il fascismo è riuscito a imporre al Consiglio di Stato più di tanto, se non ricordo male, c'è un sbilanciamento tutto a favore del lavoratore, ma non si dice nulla sulla non manifesta infondatezza della segnalazione. Allora, vi prego di seguirmi. Con molta accortezza i nostri relatori di stamattina hanno fatto vedere come la segnalazione non è un unicum, si crea un documento blindato, parte e da lì comincia tutto l'iter del procedimento. Per lo più, ed ecco l'importanza di avere un unico interlocutore istituzionale che sia, ove possibile, sia proprio sia ANAC, perché è quello culturalmente più attrezzato, che comincia questa opera di maieuta, di levatrice del parto di una segnalazione, che non può mai dirsi cosa immediata e finita ipso facto, ma va costruita nel tempo. Nella costruzione nel tempo c'è anche l'accertamento, la prima delibazione di non manifesta infondatezza della segnalazione, soprattutto quando io dico di non manifesta infondatezza, dico anche di esatta identificazione dell'oggetto del contendere rispetto a come se lo costruisce il denunciante. Quindi, lasciate un attimo da parte quei due importanti pronunciamenti della quinta e della sesta sezione penale della Cassazione, che hanno detto
quali sono le anomalie gravissime del comportamento del denunciante quando egli si voglia fare a sua volta autorità giudiziaria, giudice e esecutore della segnalazione, cominciando a fare attività di ricerca, indagine che non gli competono. Da ciò inferiamo, anzitutto, che la segnalazione deve avere a che fare per forza, a fatti o già accaduti o che stanno accadendo, non che potrebbero un giorno essere fatti, perché ovviamente nessuno è padrone del futuro dell'umanità. E in primo luogo occorre anche aiutare il denunciante a come fare la segnalazione, perché noi abbiamo di fronte, ed ecco la diversa qualità delle responsabilità, possiamo avere ipotesi di denunciante che si accorge di anomalie ma non ha gli strumenti culturali e logici per ben individuare e far comprendere di che cosa si sta parlando, a fronte di soggetti che sono perfettamente consapevoli e che tacciono in modo contro ogni evidenza dell'illecito che si sta consumando sotto i loro occhi. Perché mi permetto un attimo soffermare anche la vostra attenzione, vi prego, sullo sbilanciamento? Perché una cosa è tutelare il segnalatore o segnalante, che dir si voglia, ben altra cosa è chi è che garantisce il segnalato da segnalazioni o denunce che sono false, erronee, incomplete, fuori tiro, se non estorsive. Sapete, c'è questa disposizione che io chiamo proprio da frillaggine. Come si vede che non si sono letti, loro non si leggono proprio le norme che scrivono. Articolo 54 bis, comma 4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti. No, il caso di esclusione dall'accesso è previsto nell'articolo 24 della legge 241. È solo per casi di importanza straordinaria. Nemmeno le notizie ipersensibili, nemmeno i dati sensibilissimi sono per definizione sottratti all'accesso. C'è un diverso approccio, perché poi alla fine dovrà venire in ballo il nome del denunciante e il contenuto della denuncia. Quindi io vorrei dire che l'unica interpretazione possibile di questo comma 4, se non vogliamo che domani, appena qualcuno si romperà l'anima, ce lo segnali e ce lo faccia mandare alla Corte Costituzionale, l'unica interpretazione costituzionalmente orientata sarà semplicemente: si applica in base all'articolo 24, la norma c'è, e quindi quello che non si può vedere oggi sarà differito al momento in cui si potrà vedere. E si badi, il momento in cui si potrà vedere è quello che lo stesso articolo 524 dice con riferimento all'articolo 339 del codice di procedura penale. E questo vale per tutti, vale per il segnalato, vale per il segnalatore, vale per il giudice, vale per le magistrature superiori e vale in particolar modo anche nel processo penale. Cioè, la garanzia non è mai una garanzia infinita. La garanzia è perché si segnala nel supremo interesse, che un tempo si diceva con formula aulica, della legge, oggi diremmo nell'interesse dell'amministrazione, ma se non è zuppo è pampagnato, dice, il concetto è esattamente quello. E in secondo luogo si dice che si deve per forza di cosa dire che non vi può essere segreto assoluto
perché lo Stato di diritto non tollera segreti. È molto semplice. C'è un momento in cui le carte si dovrà giocare a carte scoperte e chiunque pensa di poterlo differire all'infinito andrà a finire che di fatto quella cosa non varrà alcunché, tranne che non si dica un'altra cosa. Ma non so se in via di interpretazione si possa dire che se voi volete il segreto, la sentenza di primo grado che accerterà l'insussistenza della segnalazione, quella è il momento da cui scatterà la notizia criminis della calunnia, dell'estorsione, di qualunque reato voi volete, e per cominciare a fare scattare la prescrizione quinquennale, perché l'ordinamento è equilibrato. Cioè, se tu vuoi il segreto, vuol dire che fino a che il segreto non si svela, non decorre nessuna preclusione in capo al segnalato. Vado avanti. L'avvocato Vedana ci è... Opla. Cosa che succede? L'avvocato Vedana ci faceva notare che vi è l'esigenza di salvaguardare l'integrità della segnalazione. Qua noi ci muoviamo su due piani logici diversi. Una cosa è l'integrità del lavoratore, una cosa è il trattamento della segnalazione. L'integrità del lavoratore ha una sua funzione esclusivamente interinale. Funziona finché funziona. Finché può servire allo scopo per cui è stata preordinata. L'integrità della segnalazione è, come dicevo poc'anzi, e scusate se spero che non me ne vogliate se io sto qui a ripetere, la segnalazione non esiste in sé, esiste per come viene prospettata ed esiste per come è fondata. E non sempre la fondatezza è una cosa che si riesce a comprendere immediatamente. Un'altra cosa che ci dicevano stamattina è che sembra diversa da quello che abbiamo appena detto, invece in fondo è quasi la stessa cosa. In fondo la novella al decreto legislativo 231 in realtà va a toccare grandi organizzazioni. E perché? Ma se noi pensiamo a un diritto comune del whistleblowing, noi dobbiamo pensare che anche le piccole imprese, anche le piccole attività industriali, anche le piccole attività commerciali, pensiamo al cavamento delle pietre, pensiamo al movimento terra, pensiamo al trasporto di beni di sostanze chimiche pericolose e così via, che non necessariamente sono svolte da grandi organizzazioni. Cosa pensate? Che questi soggetti non possano entrare in contatto sociale qualificato con l'amministrazione e compartecipare di delitti o di vicende che li riguardano? Allora, la regola è questa. Quello che sta scritto nell'articolo 1 riguarda tutte le organizzazioni amministrative, anche le più piccole. Quello che sta scritto nell'articolo 2 è centrato sul decreto legislativo 231, però, e quindi riguarda quel tipo di strutture aziendali. Ma non significa affatto che le norme sulla tutela del lavoratore, per un verso, e sulla efficacia della segnalazione non possano andare avanti in via di interpretazione costituzionalmente orientata anche per le piccole imprese che stanno
sono coinvolte, talvolta sono vittime, tal'altra sono compartecipi delle condotte illecite dell'amministrazione. Mettiamo caso che nessuno dell'amministrazione, come sono i responsabili, perché anche responsabili della trasparenza e anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche, non sono in posizione dirigenziale o apicale, quindi non riescono a imporre comportamenti e contrattano con piccole aziende, commettendo reati. Allora, chi difende le piccole aziende se non attraverso un'opera di ricostruzione attenta della normativa, di questo tessuto connettivo che io mi sono permesso di proporre alla vostra attenzione? Ecco perché io dico, qui ci sono due piani logici distinti. Sono connessi, ma sono distinti. Tutela è una cosa, gestione della segnalazione. La segnalazione fa male a mio sommesso parere. Non posso condividere quel passaggio della comunicazione del Presidente del 5 settembre ultimo scorso, con cui l'ANAC si dice io non mi occupo delle questioni private. Caspita, come se gli illeciti all'interno di una qualunque azienda non sono questioni che impingono sia sul privato che nel penale o nella responsabilità civile. Non mi occupo delle segnalazioni che mi fanno gli enti privati. Ho capito, e allora l'ente privato a chi si rivolge? Chiedo scusa, a chi si rivolge quando non siamo perfettamente riquadrati nella fattispecie dell'articolo 2, cioè la novella dei... Allora, può sussistere questa aporia nell'ordinamento? No, evidentemente c'è forse stato un errore di redazione, ma è evidente che quelle disposizioni dell'articolo 2 a loro volta diventano il diritto comune di tutte le aziende. Voi mi direte, ma poi per i bancari, per gli intermediatori finanziari ci sono norme ad hoc. E vabbè, che vuol dire questo? E quelli che non sono intermediatori finanziari? E quelli che non fanno attività di credito? E chi fa appunto il Movimento Terra in Calabria che fa? Noi non lo buttiamo a mare perché purtroppo gli dobbiamo dire, adesso scusatemi, è giusto un po' per sdrammatizzare, facciamo sta battuta, ma capite bene qual è la posta in gioco. La posta in gioco è, predicando l'esistenza di un diritto comune del whistleblowing, esistono dei limiti che sono logici, intrinsechi, che abbiamo appena visto, e lo stesso dicasi anche per il settore privato, ben inteso. Ma non è che il settore privato, solo perché non rientra nel parametro completo del 231, è fuori tutela. Un'interpretazione del genere, una conclusione del genere, mostra evidenti aporie. E mostrando le aporie fa capire che quel risultato paradossale non è corretta l'interpretazione di partenza. Dunque, io poi avrei dovuto dire le cose che diceva anche il collega Simeoli, però penso di avere parlato a lungo per ora. Mi riservo eventualmente dopo Grazie. L'intervento del Presidente di dire tre parole in fondo, anche perché gliel'ho promesso, ho promesso al collega Simeone che avrei detto anche la parte delle sue cose, e sono. E quindi concludo, le chiedo scusa Avvocato, solo per dire, quindi come vedete sì ci sono delle criticità forti, ma non esistono mai criticità che con buona volontà non siano, senza bisogno di dover continuamente riscrivere l'articolo 54 bis, già siamo alla terza scrittura, e in fondo più di quello che si è detto, che gli dici, come lo metti? Che il comma 1 lo porti al comma 4 e reinterpreti l'attuale comma 4 dicendo quali sono i suoi limiti? Dai, su, queste cose è compito delle magistrature superiori arrivare a questa sistematica. L'importante è che noi siamo convinti che vi è e che queste criticità non sono assolute,
servono invece, noi le diciamo, le decliniamo solo per fare funzionare meglio questo sistema. Ecco perché non mi piace quella frase tecnica di delazione assistita, che mostra la sua malizia di fondo, se non è accompagnata appunto da queste attività ermeneutiche. Grazie e va bene così. Grazie al consigliere Russo che, ridendo e scherzando, se si può dire, ha fatto terra bruciata di questa legge, perché le criticità poi ci sono tutte e manca la buona volontà. Quindi il suo auspicio è che tutto si può risolvere, le criticità si possono risolvere, purché ci sia la buona volontà, è un auspicio, perché in realtà secondo anche, noi non c'è stata ma l'ha buona detto volontà. Anche il collega Fusco, cioè questa è un work in progress, esatto. Noi siamo all'inizio, man mano mettiamo una tesserina dopo l'altra in questo mosaico, i nostri figli vedranno un'altra che forse un'altra piano cosa. Piano qualche cosa alla fine verrà fuori dai. Ci auguriamo, però ecco, va detto, questo poi vorrò dire io poi alla fine, che nella realtà si fanno molte chiacchiere, pochi fatti, perché mancando la volontà sia politica sia nelle aziende, che poi vedremo secondo me perché manca questa volontà, le cose vanno avanti molto difficilmente. Adesso sentiamo il presidente Santoro. Grazie. Che ringraziamo ovviamente come consigliere Russo di grazie, essere tra noi. Grazie. Sì, allora i saluti del collega Simeoli, che un impegno familiare ha trattenuto a Napoli e farà una relazione scritta. Allora, qui io vorrei prendere degli spunti dalle relazioni già lette e soprattutto da quella brillantissima del mio collega Russo, che è collega non solo del Consiglio di Stato ma anche componente della stessa sezione della quale faccio parte anch'io. Quindi mi è particolarmente grato aggiungermi alla sua relazione. Dunque, innanzitutto un elemento di base. Qui il luogo comune è che il whistleblower sia funzionale all'indagine penale, cioè noi pensiamo al whistleblower come al delatore che praticamente la cui operato può sfociare in un'eventuale indagine penale e quindi può servire anche strumentalmente per risolvere qualche piccola o grande problema diciamo o collettivo o personale. Non è così. Noi tutti siamo whistleblower nel momento in cui sottoscriviamo un ricorso. Ecco, voglio dire, un whistleblower ante litteram è il Codacons, perché lo fa nell'interesse del cittadino e solleva questioni non soltanto penali, che poi a volte lasciano il tempo che trovano. Adesso mi dispiace che c'è Fusco, che non c'è il procuratore aggiunto, ma a volte il penale si arretta, a volte il penale raggiunge a volte il penale raggiunge un effetto paradossalmente diametralmente opposto a quello che si prefigge, cioè ad esempio blocca una procedura che stava camminando e la blocca funzionalmente per gli interessi di chi la vuole bloccare. A volte si perseguono con il penale degli interessi che non sono assolutamente confacenti con quello che è la tutela penale, che è soltanto quella di accertare i reati e ovviamente assegnare le pene. Quindi luogo comune è che il whistleblower sia funzionale all'indagine penale. La legge naturalmente avvalora questo luogo comune e si pone in quest'ottica, probabilmente in funzione di propaganda, perché è una legge come tante leggi degli ultimi 5-6 anni che hanno una funzione ovviamente di illustrazione di quello che fa i partiti di maggioranza che si alternano sulla ribalta della politica. Poi un altro elemento centrale che è stato sottolineato è quello della tutela del whistleblower, e questo veramente è il tema che io mi sono assegnato, che mi avete assegnato, e quindi vorrei sviluppare questo tema in particolare. Poi il terzo argomento fondamentale che è stato anche accennato dal collega Russo è il feedback, cioè che non c'è efficacia di uno strumento del genere se il cittadino non ha un ritorno dell'azione che ha svolto. Abbiamo tutti sentito le lamentele di chi aveva fatto le denunce e poi
non sapeva più nulla di cosa sarebbe successo. Questo è gravissimo ed è sicuramente un elemento che induce ad allontanarsi da questo istituto e a sostanzialmente a rifugiarsi in una idea negativa del mondo che ci circonda e della pubblica amministrazione, il che ovviamente va in primo luogo combattuto. Quindi è essenziale il feedback. Ma il feedback di cui hanno parlato in tanti, anche quella imprenditrice che prima ci ha raccontato le sue vicende più abbastanza gravi, ecco, il feedback risponde ad una generale esigenza nel procedimento amministrativo di avere dei tempi certi della loro conclusione. Io mi ricordo che questa è una delle grandi battaglie del Codacons, quella dei tempi certi del procedimento amministrativo, di tutti i tipi. Perché i tempi certi del procedimento amministrativo consentono al cittadino di avere in tempi diciamo ragionevoli riscontro di ciò che chiede e di ciò che avviene. Tanto premesso, diciamo brevemente quali sono gli elementi che attuano la tutela del whistleblower in questa legge. Quindi parliamo brevemente dell'articolo 54 bis nella nuova versione che è stata introdotta dalla legge 179 del 2017. Facciamo preliminarmente una critica. In questa legge prevale l'uso eccessivo di fattispecie che in buona sostanza imbrigliano la materia del whistleblower in stretti ambiti dai quali poi alla fine nella pratica difficilmente esce il risultato positivo che ci si aspetta. Questo fenomeno viene classificato da coloro che studiano le tecniche legislative come fenomeno di gold plating. Gold plating è semplicemente una cattiva scrittura delle leggi che consiste, una cattiva tecnica che consiste nel fare leggi che contengono più norme di quelle di cui si ha veramente bisogno. E allora passiamo a vedere in concreto, per essere più brevi e più sintetici, cosa c'è di negativo in termini di tecnica legislativa e quindi di gold plating nella 179, in particolare nell'articolo 54 bis, nei vari articoli, cioè questo fenomeno di eccessivo uso di fattispecie restrittive dell'ipotesi generale. Innanzitutto la legittimazione al whistleblowing, ecco, whistleblowing. La legittimazione è il pubblico dipendente, viene scritto nel 54 bis, è legittimato il pubblico dipendente. Ora, naturalmente parliamo del whistleblower pubblico, ecco, è chiaro, perché altrimenti se fosse un whistleblower privato non sarebbe ammesso. Questa è una prima stranezza ed è un primo difetto della legge, perché non ci sono solo pubblici dipendenti nelle pubbliche amministrazioni, ci sono tanti dipendenti che non sono pubblici, anzi, devo dire che qualsiasi amministrazione ci sono gli addetti alle società che sono satelliti delle attività amministrative e questi non sarebbero legittimati al whistleblowing. Facciamo conto, in un ministero il dipendente che spazza le stanze, ecco, non potrebbe, se trovasse, adesso vorrei fare brutte battute, se trova qualcosa di strano in una stanza del direttore generale, ecco, non voglio dire che cosa, ecco, non può fare il whistleblower. Ecco, questa è già una limitazione strana, anomala, che indubbiamente denota una tecnica legislativa, non dico elementare, ma forse meno che elementare. Ora, degli elementi del gold plating è quello che la legge individua come interesse all'integrità della pubblica amministrazione. Questo impone intuitivamente un filtro sulle intenzioni del whistleblower. Cioè il whistleblower deve essere uno che ha come scopo principale quello dell'integrità. E dove lo troviamo? Queste persone sono veramente, se ne sono sognate in qualche libro di romanzi o di serial. Ecco, vabbè, questa è una prima osservazione. Io non voglio fare ovviamente osservazioni da giurista, ma osservazioni da uomo della strada. Però, Presidente, prego. Sai, questo è per dire che non c'è tecnica. No, che non vieni pagato per il tuo. Ah certo, non c'è dubbio, non c'è dubbio. L'interesse all'integrità della pubblica amministrazione è un elemento estremamente generico, ma forse è l'aspetto meno grave di questa normativa.
Poi, la segnalazione viene ritenuta valida se rivolta all'autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti o all'ANAC o al responsabile della prevenzione della corruzione. Ecco, allora io mi chiedo, ma se fatta ad un organo, ad esempio, di controllo, che è diverso dall'organo di controllo, diciamo, della Corte dei Conti o all'organo di vigilanza, ecco, questa segnalazione non viene più valida, non è più valida. Quindi si è arricchito il principio originario, lo si è arricchito di elementi che sono sicuramente spuri o comunque contraddittori. Poi un altro elemento è la conoscenza delle condotte illecite che si vanno a denunciare in ragione del proprio rapporto di lavoro. Ecco, quindi in ragione del proprio rapporto di lavoro che se fossimo al di fuori di questa ipotesi sarebbe precluso l'attività del whistleblower. Questa è una limitazione che io francamente non comprendo, perché se l'occasione è diversa, ad esempio la conoscenza dell'illecito è pur rivolta all'attività amministrativa, ma è al di fuori del rapporto di lavoro, ecco, del rapporto di lavoro in senso stretto, ecco, noi a questo punto avremmo un difetto di legittimazione che autorizzerebbe l'organo che riceve la segnalazione a cestinarlo. Ecco, poi un altro aspetto, ecco, quello delle utilizzazioni strumentali del whistleblowing. Cioè, alludo ad un fenomeno che sicuramente si verificherà se il whistleblower a prendere a piede. Attualmente sappiamo dalle statistiche che non ha preso piede, che sta stentando a decollare, per motivi vari che poi potremmo anche analizzare, ma non è questa la sede. Ecco, come si previene? Non c'è nessun mezzo per prevenire l'utilizzazione strumentale del whistleblower. Ad esempio, se faccio un'ipotesi banale, se chi stia per essere licenziato a un certo punto deduca un fatto inesistente, che poi sicuramente porterebbe alle sanzioni nei confronti del whistleblower, perché così prevede la seconda parte della disposizione. Però intanto raggiungerebbe un risultato pratico, quello di prolungare il proprio rapporto di lavoro. Quindi mezzi sicuramente insufficienti per accertare la strumentalità. Ora, poi, l'oggetto di tutela ci sono elementi tipizzati, ma ci possono essere anche ulteriori e non ulteriori elementi non prevedibili, ad esempio con l'inserimento nella fattispecie del filtro dei cosiddetti sindacati maggiormente rappresentativi. Il 54 bis fa riferimento ad un filtro da parte di sindacati maggiormente rappresentativi. Ecco, ma io non capisco la logica di collegare alla maggiore rappresentatività di un sindacato la veridicità o meno, la utilizzabilità maggiore o minore dell'informazione che viene trasmessa attraverso questa attività. Un'altra delle stranezze è l'ANAC, il passaggio dell'ANAC che deve per forza, perché così è scritto, informare la funzione pubblica e dei comportamenti di cui essa viene a conoscenza in sede di procedimento di whistleblowing. Ecco, io mi domando, ma se ci sono, come ci sono normalmente, delle parti interessate, delle parti private interessate, ecco, perché non avvertire anche queste parti interessate? Mi riferisco ad esempio alla materia che mi è più familiare, la contrattualistica pubblica. Se il whistleblowing riguarda un'aggiudicazione o di un contratto, e in questa aggiudicazione è ovviamente avvenuta, si presume, previa gara, ecco, perché non vengono avvertite anche altri soggetti che potrebbero avere interesse a questa vicenda, che è sicuramente una vicenda precontenziosa, perché il whistleblowing indubbiamente ha un aspetto di precontenzioso, è la sua essenzialità, perché si svolge nell'immediatezza della vicenda che si denuncia e si svolge ovviamente prima della sua analisi dal punto di vista giudiziario. Ecco, e quindi le parti dovrebbero, a mio avviso, essere avvertiti. E qui passiamo al problema dei cosiddetti canali.
Ecco, i canali, la visione dei canali, la descrizione dei canali che fa questa legge è una visione estremamente arcaica, cioè ammette dei canali che sono quelli tradizionali. Io mi sono permesso di individuare un canale molto più efficace, che è quello della telematica, ma non della telematica dell'email che poi rivela l'identità, no, io ho parlato di chatbot. Chatbot è un concetto assolutamente nuovo, però è un concetto, come tanti aspetti di internet, assolutamente infieri e foriero di sviluppi. Ecco, attraverso una chatbot predisposta nei siti web delle amministrazioni si potrebbero raccogliere molte più segnalazioni di quelle che si raccolgono adesso, e se non si potrebbero raccogliere nella forma loro naturale, cioè quella dell'anonimato, perché se non c'è l'anonimato, se non c'è voglio dire la sicurezza di essere di rimanere al di fuori della possibilità di reazioni di tipo contrario, reazioni persecutorie, ecco, questa possibilità di adire il whistleblowing non decollerebbe mai. Quindi, a mio avviso, è probabilmente questo fenomeno crescerà, ma crescerà quanto crescerà la tecnologia che lo accompagna. E io qui concluderei ringraziando il moderatore e il Codacons. Grazie. Sì, mancano troppe cose, insomma, manca la tecnologia, manca la buona volontà e poi vedremo, manca il coraggio delle aziende, che purtroppo alcune sono andate anche via adesso. E quindi non abbiamo una grande prospettiva positiva di sviluppo di questa legge. Però, avvocato, c'è una ragione per cui i canali sono tanti e non più, perché il segnalatore è uno solo. Quindi lui può scegliere qual è il metodo più efficace per farsi sentire. L'ANAC può solo suggerire la metodica. Ma il segnalatore non sceglie niente, non segnala. Anzi, quasi sempre poi si adegua. In questa situazione non segnalerà. Ora, con le linee guida del 5 settembre, si adeguerà semplicemente a quel tipo di crittografia che gli viene suggerito. Anche perché l'unico modo che ha per... che noi parliamo sempre di persone che sono estremamente colte, ma vediamo quei poveri che non hanno la cultura, quelli da cui dicevamo, e che non hanno, e quindi non sanno come fare. In questo qualcuno senso, gli deve suggerire. In questo senso, però, c'è la nostra proposta, la proposta di Adiscor, di cui parliamo dopo. Riusciamo a fare il collegamento con gli Stati Uniti? Ora non riusciamo. Ah no? E allora per il momento saltiamo. Andiamo avanti poi. L'alba, gli Stati Uniti è l'alba. L'avvocato Molla. Beh, no. No. No, sono le 15 meno 6 minuti, ed sono le 9 del mattino. Poco fa l'abbiamo svegliato, questi dormono troppo. Sono le 9. Dormono troppo. Vabbè, riprovate comunque. Allora passiamo, Giuseppe, avvocato Cammarota. Sì. Tu fai una sintesi dei due ultimi interventi, poi chiudiamo con qualche considerazione e chiudiamo. Buonasera. Allora, è difficile parlare dopo il Presidente Santoro, il Consigliere Russo, ma cercherò di dire qualche parola sull'attività che abbiamo svolto in ambito di Adiscor. Adiscor è una realtà molto giovane, anche se viene da un'esperienza ultradecennale dei soggetti che l'hanno costituita. È una realtà che nasce a marzo di quest'anno sulla spinta dell'onda emotiva, anche di grande interesse, suscitata dalla legge 179 del 2017. E in occasione di questo convegno noi avremmo voluto, e faremo, lo farò io adesso, nei prossimi giorni lo condivideremo sul nostro sito, fare un punto di situazione su quello che è il bilancio dell'applicazione della legge 179 a un anno dalla sua emanazione. Questo perché, malgrado, anche se l'istituto ha una storia più antica, perché abbiamo visto che in ambito bancario risale più nel tempo, in ambito, segnali dall'America, in ambito pubblico è stato introdotto nel 2012, nel campo 231 in realtà
è stato introdotto un anno fa e questo ha generato un grande fermento, perché effettivamente ci si è posto un problema di un istituto che non è più un problema, non è più un istituto di nicchia, quindi un istituto riservato a mondo bancario assicurativo, non è più un istituto riservato all'ambito pubblico, in cui comunque c'è l'ANAC, c'è tutta una serie di soggetti che vi governano, ma entra dentro le aziende, quelle che già erano potevano scegliere in via autonoma, in via di facoltà, di adottare un modello 231, e queste aziende che avevano scelto di adottare un modello 231 adesso si vedono costrette a implementare una normativa sul whistleblowing. Non possono evidentemente tornare indietro, probabilmente se avessero saputo avrebbero detto: sai che c'è, non adotto nemmeno il modello 231 perché mi metto dentro due normative molto complesse. Noi, nello studiare questo fenomeno questo anno, devo dire che abbiamo avuto delle oggettive difficoltà a studiare il mondo 231, perché il mondo 231, di cui conosciamo moltissimo, perché conosciamo la best practice, conosciamo lo sviluppo che due articoli del decreto 231 hanno avuto in sede applicativa. La parte dedicata ai modelli organizzativi nel decreto 231 è molto limitata, ma ciò che poi è stato di fatto recepito in sede di applicazione è un mondo che è stato colmato dalla best practice. Per cui oggi noi abbiamo dei modelli organizzativi che sono dei corpus normativi molto molto importanti. Però noi non abbiamo, per esempio, un registro delle aziende che hanno adottato il modello 231. Per cui noi oggi non sappiamo chi ha un modello 231, quindi non possiamo comprendere se il nostro universo che stiamo studiando, perché per avere una rilevanza scientifica il nostro studio deve anche basarsi su delle stime importanti o comunque affidabili, quindi noi non sappiamo oggi sul panorama complessivo dei soggetti che potenzialmente potrebbero o dovrebbero adottare il modello, lo hanno effettivamente adottato. Non c'è, peraltro, per quanto concerne le società che hanno invece adottato un modello, un obbligo di pubblicare le parti speciali, perché, del modello, per cui la prassi ha così indotto tutte quante le aziende, gli enti, a pubblicare nei loro siti internet una parte generale e alcuni altri piccoli riferimenti. Per cui noi oggi possiamo sicuramente leggere delle bellissime parti generali dei modelli, ma non sappiamo qual è il contenuto delle parti speciali dei modelli organizzativi. E c'è poi, questo lo abbiamo noi, come dire, tradotto, l'abbiamo dedotto, ma riteniamo che sia abbastanza plausibile, in questo anno abbiamo registrato una grande difficoltà da parte delle aziende a lasciarsi andare, a perdere il controllo di una informazione, perché noi di ADISCOR abbiamo dal primo momento affermato il principio che se questo meccanismo del whistleblowing può funzionare, funziona non soltanto se c'è un apparato tecnologico all'altezza, ma se c'è anche un apparato umano che garantisce tutto quello che noi abbiamo visto. E noi abbiamo individuato in un soggetto terzo, cioè un soggetto individuato dall'azienda, ma comunque terzo, cui l'azienda demanda quantomeno la primissima fase di gestione della segnalazione, dove per gestione intendo la qualificazione della segnalazione, l'inquadramento della segnalazione in una delle ipotesi previste dalla norma e un la scissione fisica dell'identificazione del soggetto dal fatto della segnalazione, e quindi all'azienda arriva un'informazione che è il fatto. Ecco, noi abbiamo registrato che c'è grossa difficoltà da parte dell'azienda a perdere il controllo di questa primissima parte, perché in qualche modo non temono che questo potrebbe generare degli effetti non poi gestibili al loro interno. Quindi il nostro studio, pur in queste in queste difficoltà che vi ho inquadrato, non sto mettendo le mani avanti, ma sto delineando anche il nostro cambiamento di focus in questo periodo, tutto ciò
ci ha portato a un po' mutare l'obiettivo del nostro lavoro, che non è soltanto quello di studiare e analizzare la norma, ma di farci anche in qualche modo stimolatori di modifiche normative, ammesso che sia possibile, e comunque abbiamo appreso che, in maniera anche favorevolmente, che comunque sia, interpretando pur queste norme scritte male, in un contesto costituzionalmente orientato è possibile comunque trarre dei principi che possano dare una coerenza, e di questo siamo contenti. Però in ogni caso riteniamo che degli interventi normativi debbano essere fatti, perché non è possibile che reati molto, molto gravi, a parte quelli tributari, a parte la bancarotta, ma non si comprende per quale ragione il whistleblowing debba essere limitato esclusivamente all'ambito privato di coloro che hanno adottato il modello 231. E poi abbiamo avviato questa attività di stimolo stimolando, scusate il bisticcio di parole, la creazione di tavoli di lavoro. Lo abbiamo fatto con l'ANAC, lo stiamo facendo con altre istituzioni, per creare delle piccole comunità che comunque possano discutere di questo fenomeno. E oggi lo abbiamo fatto mettendo al tavolo veramente un parterre di relatori di altissimo livello, perché noi riteniamo che questo mondo abbia bisogno di una guida. Ovviamente non ci candidiamo noi come Adiscor ad essere la guida di questo complesso mondo, però un'ANAC o la stessa ANAC anche per il mondo privato sicuramente servirebbe, perché non si può affidare a una norma scritta in due righe, poi ci si può limitare a scrivere due righe di norma e poi pretendere che le aziende da quelle due righe traggano comportamenti che condizionano in maniera veramente sensibile e sistematica il loro comportamento. Andando all'esito del nostro lavoro, della nostra analisi, un altro aspetto importante è che si tratta di una norma giovane. Chi ha studiato il mondo 231, la norma è del 2001, ma ancora qualcuno fa fatica a conoscerla, chi ha dato un grosso impulso allo sviluppo del mondo 231 sono le pronunce giurisprudenziali. Sicuramente, qualora ci fossero delle pronunce giurisprudenziali, al di là di quelle di quest'anno che registriamo, delle pronunce molto importanti che magari, per esempio, si esprimano sulla adeguatezza del modello rispetto alle scelte fatte, io penso che se ci fossero questo tipo di pronunce darebbero un grande impulso allo studio. Quindi, andando a delineare e anticipare quello che abbiamo individuato in termini di esito del nostro lavoro, noi abbiamo trovato un novero di soluzioni applicative della legge 179 che mutano a seconda della dimensione dell'azienda, della complessità, questo è un dato che devo purtroppo confermare, e anche a seconda della tipologia dell'azienda. Per esempio, c'è una grande differenza tra società quotate e non quotate, o tra società che per ragioni diverse sono obbligate a rispettare alcune tipologie di norma. Per esempio le società che operano in campo internazionale, che hanno a che fare col mondo anglosassone, che sono già abituate a un certo tipo di normativa, erano alcune già addirittura pronte e comunque avevano già attuato una norma sul whistleblowing. Quindi noi abbiamo oggi le grandi aziende, prevalentemente quelle quotate, o le grandi aziende strutturate, che tutte si sono adeguate quantomeno in termini di principi. Però adeguare una parte generale del modello è un qualcosa che impiega un quarto d'ora, si scrive, si inserisce un paragrafo in un modello, nel modello parte generale, ma non si è recepita la norma. Invece diverse sono state le scelte in termini concreti su come si gestisce una segnalazione. Una delle soluzioni più classiche è quella di affidare all'organismo di vigilanza la gestione delle segnalazioni e a far concentrare sulla stessa mail utilizzata per le segnalazioni all'organismo di vigilanza, quindi individuare quella mail
utilizzata per le segnalazioni all'organismo di vigilanza come il canale di segnalazione per il whistleblowing. E questo è sbagliato. C'è qualcosa? No, vedo le immagini poste di Ken Mollo. Vai. Questo è sbagliato, lo abbiamo visto perché è sbagliato per tante ragioni. Un'altra possibilità che abbiamo visto è quella della creazione di un comitato interno all'azienda. Quindi la creazione di un comitato, come principio, noi ci trova abbastanza favorevoli. Il problema è poi capire chi ci mettiamo all'interno di questo comitato. Perché se il comitato poi è composto dai vertici delle risorse aziendali interne, a quel punto non ci siamo. Perché non è che se io metto insieme il direttore di risorse umane, il direttore amministrativo e un'altra figura e l'audit, ho risolto il problema. In alcuni casi si è assistito alla creazione di un comitato integrato, un comitato composto da organismo di vigilanza integrato da altri soggetti esterni. Noi siamo per una soluzione che sia, quantomeno nella primissima fase di gestione, di un soggetto individuato dall'azienda ma totalmente esterno e quindi non condizionabile. Aggiungo che noi proseguiremo la nostra attività, cercheremo di strutturare ancora di più, di allargare il perimetro del nostro studio pur nelle difficoltà che ho individuato, però moltissime sono le aziende che non si sono adeguate nella parte speciale, nella parte operativa. Sono moltissime aziende che hanno semplicemente indicato di aver adottato una procedura, ma poi la stessa procedura a cui noi abbiamo avuto accesso attraverso la disponibilità che comunque hanno dato, la stessa procedura è sostanzialmente una procedura molto poco efficace rispetto per esempio a tutte le criticità che noi abbiamo visto. Non ci sono oggi allo Stato, presso il Parlamento, disegni di legge che affrontano questi argomenti. Ci sono disegni di legge che affrontano, non so, che ampliano il catalogo dei reati 231, c'è in discussione una direttiva europea sul whistleblowing che verosimilmente poi dovrà essere adeguata, però non ci sono norme, disegni di legge che intervengono né sulle criticità che abbiamo visto né sulle difficoltà iniziali che io ho enunciato. E tra tutte, ripeto, l'impossibilità di capire chi ha adottato un modello 231, questo condiziona molto. Per esempio, se si introducesse un obbligo di indicare nella visura camerale l'avvenuta adozione di un modello organizzativo 231, non dico addirittura di indicare, come avviene per gli esponenti aziendali, i nomi dei componenti dell'organismo di vigilanza, che sarebbe comunque cosa buona a mio avviso, però quantomeno l'informazione, così come c'è l'obbligatorietà di indicare la PEC nella visura camerale, indichiamo se abbiamo adottato un modello 231. A quel punto noi avremo una chiara idea di quello che è il perimetro, diciamo, l'universo di studio. Per cui vi dico, noi siamo abbastanza, come dire, entusiasti di questo lavoro che stiamo facendo, continueremo a condurlo, e vi diamo sicuramente appuntamento a una seconda edizione di questo convegno, e nei prossimi giorni condivideremo l'esito di questo lavoro di studio, per il quale ringrazio da subito Studio Castiello, Studio Rienzi, in particolare Valerio Silvetti, Mario Izzo, Vincenzo Rienzi, Leonardo Laurenzi e tutti coloro che hanno collaborato. Grazie. Chi è che dà il volume qua? Si è svegliato. Va bene, ringraziamo Cammarota e tutti quanti. Io sì, tiro solo qualche piccola conclusione. Mi dispiace che le aziende presenti siano diminuite, perché mi rivolgevo soprattutto a loro. Intanto volevo fare una piccola integrazione alla storia del whistleblowing, dicendo che 61 anni fa c'era l'articolo 16 del testo unico numero 3 del 57, testo unico degli impiegati civili dello Stato, su cui io mi sono formato, perché sono anziano, e che prevedeva già una forma di
denuncia, perché prevedeva, i giovani questo possono impararlo, il rifiuto del dipendente pubblico di eseguire un ordine illegittimo. E lui lo diceva, lo doveva mettere per iscritto, diceva guarda che questo è un ordine illegittimo, che poi era quello che adesso si denuncia quando si deve fare un whistleblowing. Palesemente illegittimo, io non lo voglio eseguire questo ordine. E poi replicato con il codice militare. Sì, il codice militare assolutamente, poi è stato ripreso, quando è stata abrogata questa norma, è stata ripresa dai contratti collettivi, dalle leggi successive, eccetera, e praticamente era una forma ancora in vigore di segnalazione, che però a viso aperto veniva fatta, no? Perché era evidentemente, c'era una concezione nel 57, non so Guglielmo dove mi aiuterai a dire, una concezione di onestà, di purezza, di coraggio, cioè si pensava che ma chi mai potrebbe licenziarlo questo perché si è rifiutato, e forse era così. E dopo che è nato questo mondo fangoso del fai quello che ti dice il capo, se no sei fregato, no? Che è una cosa bruttissima, ma qui abbiamo tantissimi casi, come avvocati ci capitano, di discriminazioni, di persecuzioni. E la legge 300 del 70 completava il discorso, soprattutto con il Job Act, perché quando prima del Job Act non c'era la reintegrazione, ma solo il risarcimento del danno, gli avvocati dicevano no, non facciamo la questione della ritorsione, della nullità, della ritorsività, perché lo devi provare, è complicato, facciamo mancanza di giusta causa, che andiamo tranquilli, tanto che ti frega, alla fine pigli sempre quei soldi che devi pigliare e basta. Poi col Job Act, che ha limitato tante altre possibilità, è ritornato invece in auge il fatto di no, io la voglio fare, perché è con whistleblowing, perché tu datore di lavoro devi provare tu che non ci sono fatti che sono legati a quella cosa. Noi abbiamo premiato il 22, quindi pochissimi giorni fa, al nostro premio annuale del consumatore, Micaela Quintavalle, che dipendente ATAC aveva osato dire che gli autobus vanno a fuoco perché non sono manutenuti adeguatamente. È stata licenziata. Ora io non so se poi dentro questo licenziamento, perché lei non lo fa vedere, insomma ci sono anche altre ragioni, però la battaglia che lei ha fatto, che sta facendo, è importante, perché io penso, noi usciamo, prendiamo l'autobus, a me mi capita ogni tanto, insomma non è che lo prendo poco, e da un po' di tempo ho paura che quest'autobus, mentre sto camminando, o scoppia, o va a fuoco, o gli succede qualche altra cosa. Ma mi pare possibile che in un paese civile si debba vivere in queste condizioni? Ecco, allora l'abbiamo premiata, lei è stata licenziata comunque, non hanno revocato il licenziamento, ed è questa la realtà di oggi, non è la realtà di ieri, è la realtà di oggi, quando c'è già un anno di legge su whistleblowing. Ma perché? Perché con questa legge e con questo atteggiamento delle aziende, e vengo al dunque, ma nessuno segnala, si segnala o perché si vuole far dispetto al collega o perché si vuole ripararsi da un licenziamento. Non esiste una vera segnalazione, perché o fai come gli americani, che hanno due scatole, veramente, diciamo la verità, che pagano, ti danno il premio, no? Martin Lutero. Cioè, tu segnali e hai un premio in denaro. Allora lì tu stimoli il bisogno, certo, poi controllano, però è un'altra etica, è quello che dovremmo fare noi. Allora le aziende, e qui vengo a spiegare perché è nato Adiscor, perché poi qua uno si chiede ma che è sto Adiscor, c'era bisogno, già il codice non si rompe le scatole abbastanza, poi pure sta Adiscor è un altro problema. E lo dico per confrontarci con l'Unione Fiduciaria, che non so se è presente, perché non vorrei che poi mi tira una cosa in testa. Cioè, l'Unione Fiduciaria si vanta di avere 400.000 possibili segnalatori, perché le aziende se la sono comprate tutte la piattaforma dell'Unione Fiduciaria, perché non dà fastidio alle aziende. Non è un'offesa, è una realtà. Anche noi abbiamo una piattaforma che di per sé è utilizzabile dalle aziende e che non dà fastidio alle aziende, ma noi non abbiamo fatto questo come progetto. Noi abbiamo detto no, tu devi usare noi come canale alternativo, cioè devi avere il coraggio
di accettare che non sia l'ODV, l'organismo di vigilanza, non sia il tuo interno a decidere tutto, perché il segnalatore non lo avrai mai, il segnalatore che devi avere, avrai segnalatori finti, segnalatori da quattro soldi, ma il vero segnalatore deve essere tranquillo, e la tranquillità gliela dà che cosa? La credibilità, le battaglie contro la illegalità, l'onestà, il fatto che io ti garantisco l'anonimato fino alla morte, cioè fino a che non mi mettono sotto tortura, cosa che non può avvenire naturalmente. Allora, questa è la proposta che noi abbiamo fatto e che, guardate caso, non è stata accettata da nessuno. Era stata accettata da Atlantia, poi è stato travolto dal ponte, poverini, e hanno lasciato perdere. Però, ecco, non hanno il coraggio di mettere... Poi dice, ma poi non si mai vengono a sapere, Adiscor poi lo dice a Codacons, sicuri, viene a sapere una cosa illegale, non ci salviamo più. Ma questo non è vero, perché noi abbiamo creato degli strumenti poi di protezione della segretezza e soprattutto anche la tutela dell'azienda dalla denuncia strumentale, quella che non è una vera denuncia, cosa che le aziende però capiscono, apprezzano, amano, ti guardano con l'occhio commosso quasi di questo, ma poi quando dici vabbè allora proviamolo questo carattere, ma a noi l'ODV non ce lo permette, non vuole essere manipolato, non vuole le mani sopra di nessuno, cioè queste sono le risposte che noi abbiamo. Ecco, allora finché la cosa è così, altro che mail, ma chi manderà le mail? Le mail all'ODV, le mail all'azienda, che poi dopo non ti preoccupare, la guardo io, tu non hai problemi perché ti teniamo riservato il nome, eccetera, eccetera. Tutto questo è un vero e proprio sogno. E allora, tutti questi problemi che avete correttamente sollevato, cioè la difficoltà di aiutare il segnalante, diceva il consigliere Russo, la difficoltà di tutelare e l'anonimato e tutelare anche nel contempo il datore di lavoro, mancando anche una formazione dei dipendenti, noi abbiamo anche proposto, fateci fare una formazione, l'abbiamo proposto, ma nemmeno quello vogliono, perché loro non la vogliono le segnalazioni, loro non vogliono, poi a costi diciamo vivi, non dico a costi zero, perché noi dobbiamo andare a fare una lezione, tre persone per due ore, otto ore, sei ore, qualcosa deve pure farsi pagare, ma non è un fatto dei costi, non è un problema di costi, loro non vogliono la formazione dei dipendenti, dei dirigenti, non vogliono far capire che effettivamente possono segnalare con tranquillità, e quindi fanno, è una delle tante leggi che sta sulla carta, formale, che come tante leggi non serve a nulla, e come tante leggi naufragherà. Tra qualche anno, secondo me, nessuno se ne ricorderà più, anche perché è difficile anche ottenere l'intervento interpretativo e di sostegno della magistratura, perché quando interviene questa magistratura? Parliamoci chiaro, cioè non è che c'è un atto da impugnare, cioè potremmo nella pubblica amministrazione impugnare il regolamento del whistleblowing, va bene? O c'è l'archiviazione del pubblico? Sì, l'archiviazione, la pubblica amministrazione... C'è l'archiviazione della denuncia. Certo. L'archiviazione te la puoi impugnare. No, ma anche il privato. Esatto. Ma, privato, sì. Ma l'archiviazione, il privato deve venire fuori e firmare il ricorso. E cominciamo a dire che non lo farà mai. E quindi siamo fregati. Ma allora se è così nessuno... È fallimento. Che stiamo a dire? Perché facciamo i convegni? Anche per far capire al legislatore che quando fa le cose... Ma come facciamo noi a fare i ricorsi, quelli per i portatori di handicap, che esce sentenza proposto da XY? Sì, insomma, basta poi andare in cancelleria. Vabbè, da allora tutto è possibile. Ricordo, no, però... Noi, se vogliamo sapere chi ha fatto un ricorso, non ci vuole proprio niente. Insomma, non voglio dire che violano i segreti d'ufficio, ma insomma, sì, adesso gli diamo un attimo la parola. Ma purtroppo è così. Cioè l'anonimato non si tutela se non con un sistema se non con un sistema veramente efficace, veramente gestito da un terzo che abbia quello che manca agli altri, e manca anche Unione Fiduciaria, che è tanto noi siamo tanto amici di Unione Fiduciaria. Sì, adesso gli diamo la parola. Manca la credibilità del terzo,
manca la fiducia, cioè tu devi creare con la formazione e con l'esperienza pratica, devi creare la fiducia nel dipendente che sa, deve sapere che può segnalare. Ma allora guardi, ci sono queste regole, sono quelle quando noi facciamo gli operatori dei servizi di sicurezza, che sono a porte chiuse, con i collegi si formano volta per volta e sono tutti atti segretati. Good morning. E allora, quindi, in attesa di questo, diamo la parola a Ken Moll, e sarà lui quindi a concludere, perché io non voglio ritornare sul discorso, se non auspicando che il legislatore capisca queste difficoltà, ma soprattutto che le aziende prendano coraggio. Io dico che è una questione tecnologica. È anche tecnologica. È chiaro che garantiscono loro. Per dare fiducia e per far prendere coraggio. No, ma quello non serve a far prendere coraggio alle aziende. No. Per dare fiducia ai segnalatori ci vuole una grande struttura tecnologica. Sì. E questo è il primo discorso. Però poi, se non c'è la volontà dell'azienda e di continuare a dire no, me la faccio io la pratica, la gestisco io, sarà sicuramente un fallimento. Comunque, ci vedremo al prossimo convegno su questo argomento. Dopo aver realizzato qualche strumento idoneo, offriremo gli strumenti idonei che nessuno accetterà, perché le aziende non le accetteranno, e quindi spenderemo tempo e denaro senza riuscire a ottenere poi il risultato, che è quello di effettivamente di far emergere l'illegalità nella pubblica amministrazione, ma anche nella imprenditoria privata. Quindi ringrazio tutti, poi lasciamo a Ken le conclusioni a questo punto, e poi però se qualcuno vuole fare qualche domanda abbiamo ancora tempo. Buongiorno Ken, come funziona? Ci sente? Buongiorno. Buongiorno. Lui parlerà in inglese, va bene? C'è qualcuno che traduce? Io posso provare. Mi dispiace, devo parlare in inglese. Devi parlare in inglese. Vediamo se Vincenzo tu provi. Sì. Bene, proviamo. Vincenzo cerca di tradurti. Vincenzo, sai chi è? I will translate for you, okay? Vincenzo. I will try to translate for you. Cerca di tradurre. È stato anche tuo praticante a Chicago un periodo, per un breve periodo. Non mi sente, secondo me, però. Sì, can you hear for Carlos speaking? Non mi sente. Very little. Ah, pia, poco. Come si fa a fargli sentire meglio? Non lo sapete? Do you hear better now? No? Yes, a little. A little better. Ok. Talk you, si dice, parla tu. Speak you, talk you. Non so come si dice in inglese. You can talk. Can. Okay. So we can talk about the Italian law that passed a year ago. Possiamo parlare del. But I think the biggest impediment or the problem with the law is it doesn't incentivize. There's no incentive for people to report. And it doesn't allow the protection of the whistleblower. Praticamente, in buona sostanza, in relazione alla legge entrata in Italia nel 2017, il problema, tra l'altro cosa che abbiamo già detto più volte, che abbiamo noi in Italia, è una sorta, diciamo, di non incentivazione per il whistleblower a fare la segnalazione agli organi competenti di una pratica di questo genere. I think the biggest problem for a whistleblower is they want to know that it's going to work and they're not going to be retaliated against for reporting. Loro non hanno nessun incentivo, nel senso che rischiano chiaramente poi di perdere il lavoro in prima battuta, in seconda battuta non c'è nessun tipo, appunto, ripeto, di incentivo proprio di natura motivazionale, che può essere una promozione piuttosto che una ricompensa in denaro, come credo sia in America. Right now the Italian law is that the employer is required to set up a whistleblower scheme or reporting mechanism. Non c'è in Italia attualmente un sistema, un meccanismo che collaudato, che renda anche facile la segnalazione e tutto il resto, l'apertura di una procedura e quant'altro, insomma. And if they are retaliated, if an employer lets an employee go, that will be null and void, and there will be a fine against the employer.
Se poi chiaramente dovesse venire fuori il nominativo della persona, l'azienda dovesse scoprire che questa persona ha fatto la segnalazione, poi chiaramente non ci sarebbe nessuna protezione e questa persona rischierebbe gravi conseguenze nell'ambito della propria azienda stessa. In the US, the government against the employer in the event of retaliation. Non ho sentito. It doesn't work well. The can you repeat, please? Because we haven't heard your exact words. We have some problem with the connection. Sorry. In the U.S., the government has a right to file an action against the employer, like in Italy. Diciamo che rispetto all'Italia, in America è lo stesso governo, sono gli stessi governanti che organizzano delle forme di tutela per il whistleblower nei confronti della sua stessa azienda, del segnalatore. I think the most important part of the whistleblower law in the US that is missing in Italy is the right of a private action by the individual employee against the employer. Sostanzialmente quello che c'è in America che non abbiamo in Italia è la possibilità per il dipendente privato di intraprendere una vera e propria azione legale nei confronti della propria azienda nel caso in cui chiaramente ci sia o si verifichi un caso di whistleblowing e una eventuale conseguenza negativa in capo al dipendente stesso che fa la segnalazione. The employee can file a complaint against the employer, and they can recover twice your back pay with interest. That's one. Sostanzialmente può chiedere proprio i danni all'azienda, chiedendo non soltanto indietro eventualmente gli stipendi, lo stipendio nel caso in cui sia stato licenziato, ma anche il danno ulteriore e gli interessi. They could get reinstatement, in other words, they could get their job back. That's number two. Possono riprendere il loro lavoro, può essere condannata l'azienda a riassumerlo nuovamente. They could get attorney's fees and costs for filing the action. Go on. Attorney's fees and costs. But most importantly, they can get their attorney's fees. Possono essere condannati anche alle spese legali, sì. But most importantly, the amount recovered, they could get 10% to 30% of the amount that is recovered by the government against the employer. La cosa più interessante del whistleblowing è che il segnalante può essere, tra virgolette, ricompensato con una percentuale che va a parte dal 10% arrivare fino al 30% di quanto poi effettivamente lo Stato piuttosto che l'azienda eventualmente recupera in termini proprio di denaro grazie alla segnalazione. 2 months ago, the SEC, one whistleblower received more than $45 million. Just one? One. Because August 6th, one single anonymous whistleblower received more than $45 million from the Commodities and Future Trading Commission. Addirittura the biggest ever payout. Nel 2016 è stato raggiunto il record della più alta ricompensa data a un whistleblowers che è rimasto anonimo, chiaramente di cui non si sa l'identità, che ammonta a $45 million, quindi circa 41 milioni di euro della nostra moneta. Just last. Solo una, it was just one person, one anonymous person? One anonymous whistleblower. Una persona. Because it was people are scaring manipulation here. Of a formula that was, the people were receiving billions of dollars.
insomma, è una prassi abbastanza consolidata negli Stati Uniti, nel senso che non soltanto c'è un incremento annuale delle segnalazioni, ma tra il 2014 e il 2017 sono stati assegnati oltre 160 milioni di dollari per le denunce a seguito del whistleblowing. Just in, what's more important, it's not just for Americans, it's for foreigners also. Last month, a foreigner, somebody outside the U.S., received nearly $4 million to an overseas whistleblower. Solo lo scorso mese, per un'altra questione simile, e una segnalazione pervenuta da un'azienda addirittura estera che non si trovava negli Stati Uniti, un anonimo sempre segnalatore ha ricevuto $4 million il mese scorso. So the incentives are big and the protection is very safe for any whistleblower, which I think needs to the Italian law needs more incentives and more protection. Quindi sostanzialmente grandi incentivi, grandissima protezione che potrebbe, dice, proprio quasi una sorta, diciamo, di garanzia di protezione, e che è proprio quello che chiaramente manca all'Italia. But since this law is new, they also need to hear about its success by hearing that other people were reported, weren't retaliated against, and received money. They want to be, they want to know that they're safe in disobeying the loyalty of their employer. Chiaramente queste persone devono riuscire, bisogna saper comunicare anche in maniera adeguata con queste persone, nel senso che queste persone devono sapere di essere protette, devono sapere che ci sono sistemi come per esempio quello americano che funzionano in maniera adeguata, e quindi con il giusto mezzo probabilmente e presumibilmente la legge potrebbe funzionare meglio. Ah, sorry Ken, qual era la domanda? Someone here wanted to ask you if it's possible to get punitive damages in some whistleblowing cases. It's not punitive damages. No, it's 10% to 30% of the recovery that the government. So no less than 10, no more than 30%, and it depends upon how relevant the information was, how quickly they received it, how unique, and the involvement of the whistleblower. So if he had dirty hands, he gets 10%. If his hands were clean, 30%. Sostanzialmente no, non è previsto il danno punitivo, è prevista questa percentuale che va dal 10 al 30%, poi spiegava come viene calcolata la percentuale, cioè come si va dal 10 al 30% e nel mezzo. Vengono valutati quattro aspetti principali. Il primo è se l'informatore è o meno coinvolto nella frode, quanto accurate e significative erano le informazioni fornite, se gli avvocati e l'informatore stesso hanno collaborato nelle indagini che sono state poste in essere nell'ambito del procedimento giudiziario ed eventualmente in relazione anche al successivo contenzioso, e quanto velocemente è stata segnalata la frode, cioè rispetto a quando poi si dimostra che la frode si è verificata, si fa un confronto con il periodo della segnalazione e si calcola in base a questi parametri quanto assegnare il 10-11 fino al 30, dal 10 fino al 30% del recuperato. E wait, can we have they are considered punitive damages. Why? Because it doesn't you don't take it from the recovery to the people that get the money. It's in addition to the amount that you get back from the employer. So it's punishment damages. Quindi non sono chiamati danni punitivi, però in buona sostanza è come se fossero i danni punitivi. Perché? Perché è una somma che nella sostanza viene chiesta comunque poi in più al responsabile, oltre a tutti i danni che vengono poi eventualmente liquidati dal giudice, quindi i danni patrimoniali, non patrimoniali, spese legali e quant'altro. Quindi non è, ma in realtà lo è, in sostanza.
C'era una domanda? We had a question, Ken. Yes. Quindi un organo pubblico, diciamo, vorrebbe dire. They asking if exists in US a public organism or public company who is deputed to receive the signalation, the whistleblower. Yeah, good question. This law protects not only public companies but private companies as well. Any employee that reports an act that is contrary to law and reports it, and there's a recovery made against a public or private company. And where they can make this the whistleblowing? This is a big issue with the new Italian law. The scheme or how they report it is not clear. And they rely upon reporting to the employer instead of setting up an outside agency to receive reports, or it's not clear. Maybe they do, and I don't. But here, you go online, you can report anonymously through email, through phone call. There's a lot of easy ways to report. È molto semplice. E normalmente c'è un sistema di segnalazione che si fa via email. Presumibilmente presso la propria azienda, e c'è una sorta, diciamo, di garanzia di tutela della persona. Desumo quindi che non ci sia un organismo pubblico, insomma. There's not a public company who can receive some whistleblowing. Yes, it's a governmental agency. Sì, c'è un'agenzia governativa, sì. And people who works on this agency are nominated by the government, or who, or from where? They are independent agencies set up by the government to receive reports and protect the whistleblower's identity. È un'agenzia indipendente con nome indipendente, di nomina governativa, di stampo governativo, quindi nominata dal governo. Oftentimes, lawyers will file these actions on behalf of an anonymous employee. What? Sorry, Ken? I didn't understand. Oftentimes, attorneys will fill out the form on behalf of an employee, and the employee's name is never used. Spesso addirittura sono gli avvocati che fanno la segnalazione. Cioè, si fanno da intermediari e fanno la segnalazione per conto di il dipendente che rimane a nome. Un po' come dovrebbe fare di avvocati. Sia perché ci sono degli avvocati che presumibilmente avranno delle strutture per ricevere questo tipo di segnalazioni, sia perché c'è poi anche proprio un vero e proprio sistema previsto da questa agenzia governativa che riceve la segnalazione tramite una mail, il cui account presumibilmente rimane anonimo. 45. Hanno 45 avvocati che fanno questo lavoro, se ho capito bene. It's correct, Ken, that this agency has 45 attorneys who makes this kind of work, this work? There's different organizations depending upon who you are reporting to. There's a lot. I think there's a lot more than 45. No, ci sono più di 45 voci, ci sono diverse organizzazioni. Scusa, finito? Ci sono altre domande? Ringraziamo. Ancora una domanda? One question. Cosa rischia così? Falsa. Il segnalatore. Ken, if the whistleblower make a false declaration, what can happen to him? That's a good question, because the primary aspect of the whistleblowing laws is that the information must be credible against the employer. Oftentimes, an employee will report issues with an employer that don't fall within the protection of the whistleblower laws because they're not credible
evidence of wrongdoing of the employer. In that case, there is no claim made. There's still an anonymous employee, but there will be no recovery against the employer and the investigation will fall. Sostanzialmente nulla, nel senso che nel momento in cui viene ricevuta una segnalazione c'è un, deve essere organizzato, lui lo chiama un report, ovvero una sorta di, diciamo, di indagine interna, che è un pochino come da noi, atta a comprendere la veridicità della segnalazione. Lui dice sostanzialmente che nel caso in cui rimanga falsa la dichiarazione, rimane anonimo il segnalatore e il claim muore. Invece qui è prevista la... che deve essere denunciato. Va bene. Vabbè, ma perché lì muore subito la... Beh, sai, intanto queste persone le vengono a conoscenza. Il danno lo fanno pure, eh. C'è altre domande? Quanto tempo devono risolvere la segnalazione? How much time did it take to make the report since from they received the signalation? That's a good question. It really depends upon the type of investigation. The newest and biggest one that uncovered an industry-wide manipulation of the interest rate benchmark. That was first reported where they had the Royal Bank of Scotland in 2017, Goldman Sachs in 2016. So it's not bad. It took 2 years from beginning to end for that case to conclude. Sostanzialmente non c'è un tempo preciso, faceva l'esempio l'avvocato Moll di un caso del 2017 nell'ambito di Goldman Sachs che è durato sostanzialmente dalla segnalazione fino alla chiusura 2 anni. Credo che dipenda dalle singole organizzazioni che ricevono la segnalazione, sì, non ci siamo. Va bene, direi se non abbiamo altro, facciamo un applauso a Ken. Thank you, Ken. Thank you. Sorry to wake up you this morning, but we think that American lawyers don't sleep, never. La prossima volta io vado là. Va bene. Ok, vieni qua, eh. Grazie, thanks. Thank you, Ken. What time is now in Chicago? What's time now in Chicago, Ken? What time? Alle 9:15. 9:15, ah. Ok, go to sleep again. Bye bye, Ken. Ciao. Sleep at work. Thank you very much. Bravo. Grazie, ciao. Allora ci sciogliamo, ringraziamo. Avete domande, no? A parte all'America, no, nessuna domanda. Grazie di tutto della partecipazione. Grazie a voi. Poi pubblicheremo il testo integrale di questo convegno. Grazie. Quindi sarà a disposizione di tutti. Grazie soprattutto ai relatori, naturalmente, che sono quelli che hanno lavorato seriamente perché hanno dovuto studiare e prepararsi.